Allora, ragazzi, ciao a tutti, ci troviamo in un momento di pausa perché riprendiamo una sfida aperta. Dobbiamo chiudere il cerchio questa sera. Tutto è partito con la review di questo orologio di Andrea, che vediamo qua oggi. Questo è il nostro sfidante. Bellissimo, orologio bello. Occhio. Ok. E oggi andrò a sfidarlo io. L'altra volta se l'è prese con l'Hebel El Primero, bianco, visto che Andrea, lui c'aveva l'F430, adesso gli tiro fuori io la F430, la mia F430. Questa è la mia F430 nera. Eccola qua. Ci ho lavorato circa una settimana. Una settimana in attesa di questo giorno, ok? E adesso andremo qua sopra sul banco perché faremo una gara di precisione fra un orologio del 1990. Andrea, È un 2021 non era un 22? o 22, sì. 2022, ok? Perché l'altra volta il risultato è stato un po' così, un po'. No, 2022, forse 2022. anche 23. L'altra volta il risultato è stato un po' sul chi va là, forse per problemi tecnici, eccetera. Adesso abbiamo crono Adesso. comparatore, ok, inquadriamolo. Questo è il dispositivo che ci dà il nostro responso. Addirittura inizia a campionare qua, vedete? Guardate, inizia a campionare già da qua. Quindi microfono a posto. Abbiamo fatto un piccolo RDP, ma proprio banale, ragazzi. Un report dati prova, questo è l'acronimo. Molto domestico. E adesso andiamo a provare. Allora, iniziamo con quello di Andrea. Mettiamo la plastica e togliamo uno strato. Ok. Andrea, lasciamo a 52 il. E iniziamo. Mettiamo il suono. Mi raccomando, Adam, riprendi bene perché dobbiamo anche registrare i valori. Guarda anche l'orologio in modo che si possa vedere che sia l'orologio in prova. Abbiamo uno spike, guardate questo spike che si è presentato. Questo è stato uno spike che si è presentato durante la prova, non è stato dovuto a un contatto dell'orologio. Abbiamo quindi più 17. 276 gradi 0.1, segnale pulitissimo, tranne questo, però vedremo se è ciclico, quindi che potrebbe dare un disturbo su una ruota a seconda della frequenza con la quale si potrebbe ripresentare, ma forse non si ripresenta, quindi può darsi sia stato soltanto un disturbo passeggero. 36.000 alternanze. Vi ricordo ragazzi, qui stiamo provando uno Zenith El Primero 400, la prova la faremo con uno Zenith El Primero 400, però del 1990. Quindi 2022 Andre versus 1990. Allora possiamo dire, registriamo qui il valore up, amplitudine ce l'abbiamo 280, presa adesso, prendiamo l'amplitudine più alta, sono 279. 279 più 18, vedi qui abbiamo l'andamento che è un più 18, più 18, più 17, facciamo più 17, abbiamo 0.1 dB error. Facciamo variazione della posizione, abbiamo 1 ora e 6 basso, quindi adesso abbiamo quadrante ora e 6. Ecco, qui stiamo vedendo qui il valore che si è ridotto di circa 4 secondi, 5, 6 secondi, sono 6 secondi circa perché siamo passati da più 18 a più 14 adesso, siamo quindi c'è una riduzione di 4 secondi. Vediamo giusto campionamento di prova e siamo a. Voglio aspettare ancora un attimo. Ripeto, questo orologio non è stato toccato, è uscito di fabbrica così com'è, orologio tenuto benissimo. Abbiamo 243
243. Perdonate se sono, potrebbe essere un foglio raffazzonato, però giusto per dare la prova. Più 13 e abbiamo uno 0 perfetto di Biterro. Ok, direi che possiamo spostare adesso l'orologio con orientamento ore 3 basso, come vedete qui. Guardate, questa è la variazione. Su questo tipo di cronocomparatore è stato aggiornato anche il software, quindi è molto più pulito il segnale che viene riscontrato. Poi c'è anche c'è una parte di memorizzazione dell'andamento, ho visto. Questo è nuovissimo, devo dire che va molto bene. Allora, con ore 3 basso registriamo di nuovo una salita del valore a... Basta. Aspettiamo un attimo. A più 22, vediamo un attimino. Sì, abbiamo un più 22. 200, questo qui è l'amplitudine, 249. 249 gradi di amplitudine più 22 e abbiamo 0,2. È sempre abbastanza costante anche la parità sulla levata. E adesso volo rovescio e andiamo giù al rovescio. Allora partiamo da inizialmente e ricapitoliamo: da un più 17 siamo andati a più 13, quindi una contrazione del valore, una risalita ancora a più 22. Quindi siamo sulla verticale, diciamo che c'è stata una variazione da più 17, sono 5 secondi di escursione. Adesso con quadrante basso abbiamo più 9 con 246 gradi, più 9, che più o meno il valore, iniziale. Ecco, no, prendiamo questo valore, 260 gradi, il migliore che abbiamo registrato. Più 9, 0.0. Ok, quindi possiamo... Ritorniamo al contrario e qui dovremo ritornare di nuovo a più 17, un valore più o meno simile al più 17 che abbiamo riscontrato prima, con sfiorando i 280 gradi di amplitudine. E difatti, vedete, è risalita a 264 più 19, quindi è a conferma di quanto abbiamo scritto all'inizio. Più 17, 279 gradi, adesso abbiamo soltanto 2 secondi, quindi ci sta. Ok, adesso mettiamo l'Ebel al primero. Possiamo concludere la prova, Andre? Prego. Metterò sempre, ecco, mi tolgo la mia F430. Allora, mettiamo sempre per ISO condizioni la plastichina sotto per non regare l'orologio e comunque avere lo stesso tipo di segnale. Ricordo che siamo anche qui su uno Zenith Primero 400. Via. Abbiamo quadrante alto, abbiamo 280, vediamo un po', meno 1, 280, meno 2, 0.0, questo è meno 2. Poi giriamo, 6 basso, eccolo qua il punto di cambio dello spike che vedete qui. Guardate anche, cioè qui c'è l'escursione minima, attenzione, sembra che non abbiamo neanche cambiato, però abbiamo fatto una variazione. E quindi passiamo da meno 2 a 0. Disturbo ciclico qui, lo registriamo. Questo qua, il primo, era il sul cambio. Aia. Aia. Aspetta. Aia. Osserva bene che tavola
scusa Andre, sì, volevo solo farti vedere questa roba lì, qui possiamo prendere una barchetta e andare a pescare con tanto mare tranquillo. Allora, abbiamo detto siamo a 0 più 1, 0, qui dovrebbe essere un più 1 forse, 0, 0, quindi prendiamo più 1. Sì, un altro spike, deve esserci un problema su un disturbetto su una ruota. Però voglio dire, eccolo lì. Aia. Più 1. 245. Che sono le montagne? Devo tagliare. Allora, poi. Le stalagmiti ci sono. Sono le stalagmiti. Aspetta, 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 aspetta. Silenzio, perché potresti essere tu a disturbare il segnale. Giriamo, ore 3 basso. Aspetta, 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 Questa variazione qua è... lascia il tempo che trova, quando la fai, perché quando muovi se il cinturino tocca. No, certo, però noi dobbiamo guardare quello che verrà dopo. Sì, certo. Qui può capitare, ovviamente, rientrano tutti i rumori, può capitare. Però noi dobbiamo guardare cosa succede da qua in poi, e i campionamenti a seguire. Notare, questi qua sono quelli dietro, più 1, 2, più 1, 0. Andiamo a registrarlo adesso, abbiamo 241, 0, 0.0. Dovete sempre guardare questa linea qua, cioè l'impatto, applicando come si fa con Excel, no? Una linea di tendenza, vedere dove va l'orologio e quindi vedere anche l'escursione in funzione dell'orientamento. Però qui sembra abbastanza normale. Poi giustamente Andrea dice ci sono dei picchi, sì, bisognerebbe andare a vedere che cosa si presenta poi sulle ruote in quel momento. Allora, vediamo un attimo. Qua c'è stata una discesa. Vediamo se rientra. Meno 4. Questo è decisamente un ritardo, quindi 223, 214, anzi, adesso cancelliamo, diciamo bene, 214, meno 5, 0.0. Impicchiata. Sì, mettiamo meno 7, non ricordo quanto abbiamo tenuto il tuo, però vabbè. E adesso andiamo a metterlo giù. Questo è il dato peggiore, difatti anche sull'altro si è registrato un valore che era diverso rispetto alle altre tre posizioni. Più 17, più 13, più 9, più 22. E qui abbiamo di nuovo un valore negativo. Meno 4 fisso. 0.0. Bene. Boh, allora abbiamo visto, no? I valori sono questi qua. Praticamente nel primero di Andrea, l'altro 85 Revival, ti fa partito da più 17 arrivando a un picco di più 22, però il valore minimo è stato più 9. Quindi sono 13 secondi in più rispetto al valore minimo che ha fatto. Perché col quadrante basso fa più 9 e arriva a un picco di più 22. Ha perso 13 secondi.
Esatto, sull'escursione in tutto l'orientamento lui ha un'escursione di 13 secondi, da più 9 arrivando a 22. Stabile su B-Terror, invece come il, sull'amplitudine va a un minimo a 2,43 e arriva a 2,79. Mentre l'Ebel lui fa da meno 7 che ha registrato, poi non so quanto l'abbiamo mantenuto sul primero nuovo, da meno 7 arriva a un più 1. Quindi meno 7 sono 8 secondi, sono 8 secondi sul 8 secondi di escursione totale, no? Dal valore peggiore al migliore. 8 secondi. E poi abbiamo 280 che è la stessa amplitudine del revival con un minimo che però arriva, parte da 2,14, quindi invece il tuo è più stabile perché se siamo stati a 2,43 arrivati a 2,80 praticamente. Quindi come si conclude? Pari. Possiamo concluderla pari, va, tira fuori il campione. Tira fuori il campione, dai, dello sfidante, dai, eccolo qua. Ragazzi, vi facciamo l'ultimo. Eccoli qua, i due sfidanti. Mettili vicino, va. (ride) 2022-1990. Ciao a tutti ragazzi, video un po' lungo, però diciamo che ci siamo tolti la natta, come si dice dalle nostre parti. Ciao a tutti.